Bella ragazzuoli, benvenuti a Poggi Ponzi. E che si dice Poggi Ponzi? Si dice si sta bene, si dice, non so perché sto parlando livornese, però no, niente, Poggi Ponzi è una bella città. Niente, in questo video andremo a realizzare un mio sogno. Ormai penso che avrete capito che sono una persona alla quale piace esplorare la cucina, il cibo, perché sono molto curioso. Sono amante della tradizione, delle trattorie, delle altre culture culinarie italiane, internazionali, fra i quali anche le schifezze, come fast food. E in questo video andremo a fare un tour di fast food qui a Poggi Ponzi, che mi hanno sempre attirato, mi hanno sempre incuriosito, però che non ho potuto assaggiare, ad esempio a Firenze, a Grosseto. Perciò se in questo video stavate cercando trattorie nascoste con la nonnina, mi spiace ma non è quello giusto. In questo video andremo a assaggiare proprio il junk food allo stato puro. Sono felice come una Pasqua, ragazzi, non potete capire. Cipotle, la prima volta in tutta la mia vita, l'ho sempre visto nei video, questi mega burriti, belli compatti, zeppi di roba. Non avete idea da quanto tempo volevo provare questo posto. E fu così che domani venne il cagotto. Ma let's go! Ragazzi, se si potesse misurare la felicità, una scala da 1 a 10 in questo momento, sarebbe 8. 8, sì, dai. Cipotle, finalmente. Burritozzo. Bello largo, una pallettina proprio. Ho pagato 10 pound, quindi all'incirca 12 euro tipo. Vediamo un po' se ne varrà la pena. Ci ho fatto mettere un bel po' di roba dentro. Riso marrone, fagioli scuri, quindi carne di manzo tutta bella sfilacciata. Mais, pomodoro, insalata, salsa yogurt. Poi un'altra cosa che non ho capito. E non ci ho messo la guacamole perché c'era un extra, quindi non mi interessa, non mi piace neanche. Burrito orso. È un meteorite. Cioè, se fa schifo piango, veramente. Tutto bello, è una palla pulsante. Questo qui non è che lo mordi, lo baci proprio. Momento della verità questo, Tutto bello. Piadina elastica, un po' appiccicosina, ma va bene, va giù bene. Poi ci devi schiaffare la faccia dentro. Questo polito con le salsettine. Ce n'è una leggermente piccantina che mi dà una bella spinta. Quando lo mordi è tutto soffice, pressato dentro. È bello succoso con la salsettina yogurt. Aspettative soddisfatte. Cipotle, tanta roba. Ecco, questo fast food, vi dico, peccato che non sia in Italia. Potrebbe essere un'ottima alternativa ai classici kebab questo. Primo desiderio realizzato e soddisfatto. Adesso passiamo verso il prossimo fast food. Bellissima Chinatown a Londra. Non so assolutamente cosa siano quelle cose appese, né tantomeno quegli arancioni lì. Curioso. Allora, sicuramente è una zona super mega turistica, però non nego che sia figo. Cioè, c'è un botto di gente, quindi non è piacevole starci, però è figo. E dopo un pomeriggio passato a girare per tutta la città per visitare le sue bellezze, come la cattedrale di San Paolo, il Tower Bridge, fighissimo, tanta roba. Cosa si può desiderare di meglio se non un bel hamburger per cena? Più esattamente dal leggendario Shake Shack. Ne parlano tutti bene, tutte le persone che conosco mi hanno parlato bene, alcuni mi hanno addirittura detto che è il loro hamburger preferito, quindi non posso che non andare a provarlo. Proprio lui. C'è un bel po' di rubetta, Ah, interessante, ci sono solamente 5 gusti di hamburger. Panino e contorno, conto finale 16 sterline. Non poco, porca vacca. Allora, in tutto questo io mi sono scordato di prendere l'acqua. Capisco perché ti hanno il sacchetto. Comunque è molto strano questo posto, perché ci sono i tablet dove ordini, poi la cucina è tipo sopra il bancone, dove poi ti danno il sacchettino da ritirare. C'è solamente un ragazzo che prende i sacchetti che gli vengono dati da sopra, tipo carrucola. Eccolo qua. Caruccio, molto caruccio. Che le patatine, mo. Queste patatine qui non le ho mai assaggiate, le ho sempre viste e mai assaggiate. Dicono siano tanto buone. Come sono patatine normali, sono con una forma diversa, ondulata. Effettivamente non so male. Per un attimo. Ketchup, che è gratis. Aspetto, mi sembra proprio un classico hamburger, neanche troppo smash perché è abbastanza spesso il patty. Non è grandissimo, è abbastanza piccolo, mi sono preso il double perché c'erano proteine. Vamos, c'ho una fame e muoio. Hamburger, proprio la carne,
davvero buona, un ottimo sapore, proprio di ciccia. Cioè non ti lascia il sapore di hamburger sozzo da fast food. Un hamburger semplice, ci sono i classici ingredienti proprio, ma davvero tanta roba. Anche il pane è buonissimo, che regge tutto l'hamburger. Che bello fare questo video, ci sto con un sacco di soddisfazioni. Lo apro, ci schiaffo dentro un po' di queste patatine. Olè, una bella nota croccante. Quanto sono americano? Da 1 a non so cosa sia un chilometro. Non ci sono per niente male le patatine dentro. Perché in Italia c'è il McDonald's e non c'è il Shack? Non me lo spiego. Una cenetta con i chiocchi, super mega soddisfatto. Anche queste patatine sono strambuone. Un posto incredibile Shake Shack. Inizialmente per questo video come fast food volevo provare Wendy's, che è un'altra catena americana. Però alla fine ho ripiegato qui da Shake Shack perché era più vicino, quindi meno male. Altra soddisfazione tolta, altre aspettative soddisfatte alla grande, anzi forse anche superate a Shake Shack. Andiamo verso la prossima meta. Mi raccomando però durante i viaggi sempre alternare cultura culinaria e cultura artistica. British Museum, tappa obbligatoria se si viene a Londra, con questa bellissima copertura dell'architetto Foster. Andiamo a vedere la stella di Rosetta. Pazienza, ho scribattino, poretto. E il prossimo sfizio che voglio togliermi, ragazzi, vi sembrerà un po' strano, però Pizza Hut. Questa cosa qui è dovuta tutta a un singolo video. Il video di un asiatico, giapponese credo sia, dove si mangia peperoni pizza di Pizza Hut. Dopo aver fatto una challenge dove beveva solamente succo per 4 giorni. E vi giuro, quella pizza mi invitava di brutto. E quindi lo voglio provare. Puoi scegliere fra diverse tipologie di impasto: quello fino, quello senza glutine, quello originale, crosta ripiena, questo qui con i pezzettini di formaggio, vegana e poi tutte le tipologie di pizze, fra cui ovviamente la hawaiana. Come funziona? Funziona che è tipo una pizzeria, non me l'aspettavo, pensavo fosse più come un fast food. E seduto al tavolino, devo scansionare il QR code per fare l'ordine, quindi non c'è proprio interazione con i camerieri in realtà. Prenderò una classica peperoni pizza per rimanere a tema. Menù individuale per 20 sterline, ti danno piatto principale, un contorno, bibita e poi insalata infinita. Se devo spendere 16 sterline solamente per la pizza, why not? Posso dirvi, vi posso dire, d'essere umano, non italiano, Pizza Hut spacca, c'è tanta tanta roba. Quel menu, con questo menu che mi sono preso per 20 sterline, che sono 23 euro, ti puoi prendere appunto la pizza, bibita, contorno, che mi sono preso il garlic bread che non ho massaggiato, siamo in Inghilterra quindi super tipico, lo voglio provare. E poi c'è appunto questa insalata infinita dove vai lì in questo buffet dove c'è tutti i condimenti, insalata, insalata russa, carotine, pomodoro, e te la componi con le salse anche, cioè è spettacolare, che c'è di male? È incredibile sta roba. Sicché adesso mentre aspetto la mia pizza, insalatina e avanti, cioè io se fossi in Italia ci verrei. Ed ecco arrivato anche il garlic bread. Quello croccantino, ecco la soglia dell'aglio che mi garba. Ed eccola qua, ragazzi, ma è minuscola. Ma è una pizza al tegamino poi, ma che è? Ho preso la pizza quella da 9 pollici. Non me l'aspettavo, cioè il video di quell'asiatico era enorme. C'è anche la variante da 11 pollici, ma non penso sia così grande. È una mano, cioè una mia mano. Ho le mani grosse, però questa robetta qui c'ha 1000 calorie, eh. Andiamo bene. Tiriamola fuori dal tegamino. Bella spessa, mozzarellosa, pomodori, peperoni ovviamente. È la cosa più unta del mondo. Hai capito perché c'ha 1000 calorie, vai. Ragazzi, è untissima, cioè la cosa più sudata del mondo. L'impasto però non ha un cattivo sapore, è soffice, la base è croccante. Ti dico, non mi dispiace per niente, non la chiamerei mai pizza, più una focaccia, una schiaccia. Ho assaggiato pizze molto peggiori, con sapori peggiori, qui anche il pomodoro. Non ti dico che è una salsa di pomodoro come che si può trovare in Italia, nelle pizze a Napoli, ma... un po' pizzicantino. Un altro gusto di origano. Pensavo che poteva succedere di molto peggio, secondo me. Non so se l'impasto è un po' crudo. Perciò anche Pizza Hut ci siamo tolti questa curiosità. Però rimane ancora un posto dove voglio andare prima di andare via. Sto parlando di Krispy Kreme. Oh ragazzi, devo. Oh, io sono. Nell'ultimo periodo sono andato in fissa con i video di Eric The Electric, che è un youtuber americano che si sfonda di cibo, tipo Thomas Hungry, e va sempre qui da Krispy Kreme. Si prende le peggio tipo Jet Donuts. E mi ispiro, mi incuriosiscono. Andiamo a provare. The Last Dance. Ci sono anche tutti i pacchi già pronti di dozzine di donuts. Due belle donuts. Costosine, perché quella classica 2 sterline e
qualcosa. Poi mi sono preso un'altra, questa qua ripiena con raspberry. Il packaging comunque è bellissimo di Krispy Kreme, non c'è niente da fare, bellissimo questo accostamento dei colori. Font dal 1937, ed eccola la ciambella di Krispy Kreme, la classica, glassata. Quante volte anche in Zick e Luther mi ricordo ogni volta ste dannate donuts. Perciò ragazzi, andiamo al taste test. Un pasto bello soffice, super zuccherato. Wow, molto buono. Non è come l'impasto delle classiche donuts che troviamo nei supermercati in Italia. Quello è più asciutto, più zeppo. Questo è proprio soffice. C'è niente a fa. Con nessuno di questi posti non mi è piaciuto. Incredibile. Passiamo con la seconda. È una bella bombetta questa. E vediamo. Buon appetito, ragazzi. Ah, sapore della cosa dentro, che non è definibile confettura, è più una gelatina, non è buona. Cioè, veramente molto dolce. Di questa qui ripiena, meglio quella classica, vuota, semplice. E con questo video sono riuscito a togliermi delle grandi voglie. Fatemi sapere nei commenti quali sono dei fast food che magari vi piacerebbe provare che non ci sono in Italia. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.